Ciao a tutti, allora oggi vi voglio far vedere un prodotto nuovo che vado ad aprire, che è questo. Questo prodotto è la palettina di correttori di HEMA. È quella catena di prodotti olandese che non ha solo Giuchi, ma praticamente la qualunque. Tra l'altro cose anche molto carine in generale. Avevo comprato questa, che è la 02, quindi è la palette, c'è scritto anche dietro, di correttori per pelle scura. Perché ho scelto questo? Perché ero incuriosita da questo prodotto qui, questo arancione qui, che io ho visto, mi sembra, in delle palette della MAC. E quindi ho pensato che ero curiosa, insomma, volevo provare l'aranciato. Non so se è adatto anche per una carnagione chiara, l'arancione in questo modo qui. La mia idea era usare questo e poi sopra un color carne per coprirlo. E questa palette qui ha 5 grammi di prodotto. Sinceramente non so se 5 grammi voglia dire a cialda o in totale. E poi ha scritto palette di correttori per camuffare le irregolarità. Usa la tonalità arancione per le occhiaie e i rimanenti colori per correggere le irregolarità. Questa è la 02, e c'era ovviamente un'altra palette che era la 01, che era quella invece per gli incarnati chiari, però non aveva l'arancione, aveva tutti e quattro colori di varie tonalità, ma sempre sul chiaro. Le cialdine stanno trasudando un po' di prodotto, cioè soprattutto questa ha tutte le goccioline sopra. In genere quando i correttori hanno questo tipo di caratteristica qui non mi entusiasmano granché. Comunque, i colori sono quattro, facciamo un veloce swatch. Questi sono i colori. Io ho l'impressione forse di aver fatto una scelta un po' azzardata a prendere questa, perché non so anche per l'arancione sulle mie occhiaie se può funzionare, però facciamo un tentativo. Ovviamente è chiaro che i colori marroni così io sull'occhiaia non li posso usare, perché notate la differenza di colore. Io sono molto chiara, sono naturalmente bionda, ho le lentiggini, ho gli occhi verdi, mia mamma era rossa. Mio babbo era biondo, quindi siamo tutti veramente con una carnagione molto chiara, quindi questi assolutamente, cioè non c'è verso. Comunque, vediamo, magari li userò sull'occhio. Comunque sembrano abbastanza pigmentati per essere comunque dei prodotti economici. Mi sembra la palettina costasse 7 euro. E niente, le proviamo, io faccio qualche prova per conto mio per capire, poi magari vi faccio un esempio se è possibile e vi lascio la recensione finale. Ciao! Ciao a tutti! Allora, vi volevo far vedere applicata questa che sto usando da qualche giorno. Ho usato finora questo colore qui sull'occhiaia e questi altri tre li sto usando sull'occhio perché alla fine non mi sembrano terribile come base ombretto in crema. Sotto l'occhio in genere faccio questo, cioè solo nell'interno dove ho la parte un po' più scura, anche se devo essere sincera, in questo momento non ho delle occhiaie segnatissime. Ho avuto momenti peggiori d'occhiaia e poi sopra ci metto un altro correttore. E il risultato sull'occhiaia più o meno è questo. Ok ragazzi, vi faccio vedere gli altri correttori sopra l'occhio, visto è l'unico modo in cui posso farveli vedere. Così. Allora, so che questo non è l'utilizzo, quindi alcuni di voi probabilmente non gli interessa, però diciamo che non mi dispiacciono. Poi se li voglio fissare magari ci posso aggiungere delle polveri. Sono molto molto strutti. Così è col trucco occhi, diciamo con tanto di mascara e matita come io in genere faccio. E niente, con questo è tutto, io vi lascio la recensione finale.
Ciao! Ciao a tutti! Allora, volevo farvi la recensione finale di un prodotto che avevo comprato in Belgio, che è questa palettina di correttori. Non so se da lì rende, però l'ho usata parecchietto. Questo non molto, però qua c'è una bella scavatura e soprattutto ho usato questo, che oggettivamente era l'unico colore che veramente mi interessava di provare questa palette, perché ovviamente come correttore il resto dei colori non è adatto al mio tono di pelle e io volevo provare questo per vedere se l'effetto aranciato mi contrastava all'occhiaia. Il prodotto a me non dispiace, anche considerando il fatto che cioè una palette costava 7 euro, quindi comunque era una palette abbastanza abbordabile come prezzo. Non ho provato quella più chiara, ormai ho lasciato il Belgio, quindi non vado a cercare la palette più chiara di Hema. I prodotti, questi quattro qua, io ho usato questi tre come base ombretto, che non è la loro funzione, e sono senza infamia e senza lode, non è la loro funzione, quindi vabbè, il colore della palpebra si adatta a quello che mettete, essendo un prodotto in crema tendono a aggrappare un po' di più l'ombretto in polvere, però ovviamente questa non è una recensione che ha un senso perché questi sono correttori. Il prodotto aranciato è quello per cui ho comprato la palette, io non ho capito se mi piace o no, perché sinceramente fa un effetto molto 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 arancione sotto l'occhio, che va poi contrastato con un correttore illuminante. Per cui c'è abbastanza lavoro dietro perché dovete stendere due correttori invece che uno e io non riesco a capire se dopo il correttore illuminante ci sia un miglioramento o no rispetto a mettere o non mettere il colore aranciato. Secondo me c'è un leggero miglioramento, però è anche uno sbattimento e una perdita di tempo in più, e siccome l'effetto non è eclatante, cioè non vi cambia la situazione è così, onestamente non so quanto ne valga la pena. È anche vero che in questo periodo non ho delle occhiaie particolarmente marcate, ho l'abbronzatura e quindi magari in altri momenti potrei apprezzarlo di più. Ve lo consiglio o non ve lo consiglio? Il prodotto è economico. È un prodotto, è uno di quei correttori estremamente cremosi. Quindi, secondo me, è un correttore adatto per la zona delle occhiaie, non per andare a correggere brufoli o quant'altro. Quindi, è una cosa, secondo me, se trovate e vi interessa, potete provare. E niente, con questo è tutto. Se avete domande lasciate un commento, se vi va iscrivetevi al canale, io vi mando un saluto.